vedere i lavoratori di loro benvenuto, oppure sembra il suo teatro, uno dei luoghi più belli del mondo, del quale immagino che abbia anche apprezzato l'acustica, durante il concerto aperto dalle voci bianche, del teatro sacrato, il nostro fratello maggiore, che continuiamo voglia tenere qui in fondo un'attività concertistica permanente. Oggi è un giorno molto importante per noi. Nuovi grandi spazi si aprono alla vita culturale. Ai quasi 7.000 metri quadrati di appartamenti storici se ne aggiungono altri 7.000 metri. Colorato spazio, la collezione Terremotus, sale per mostre temporanee, un centro eventi, convegni, fino ad arrivare nel 2020, passo dopo passo, ad oltre 43.000 metri quadrati aggiuntivi. Possiamo farcela, possiamo raggiungere i 2.000 visitatori entro il 2020, o anche i 2 come mi ha invitato a fare il Presidente del Consiglio, la legge di base. Possiamo farcela se Caserta saprà stringersi intorno al proprio monumento e se il territorio ci aiuterà in termini di accessibilità e di promozione. Intanto abbiamo chiuso il 2015 con un aumento del 16% dei nostri visitatori, un risultato da 2 cifre che è il sogno di ogni azienda, sfiorando un mezzo milione di ospiti e offrendo un contributo decisivo per fare della Campania la seconda regione d'Italia per flusso turistico museale, dopo il Lazio con Roma, ma mi perdono Presidente, prima della Toscana. Fra 4 giorni, il 20 gennaio, festeggiamo i 300 anni dalla nascita di Carlo di Napoli, poi Carlo III di Spagna. Una prima occasione straordinaria di scambio con un paese che ha con noi un comune destino, un'occasione che non dobbiamo perdere. Possiamo tutti essere molto orgogliosi di questa giornata. Lo sanno i casertani, lo sanno tutte le persone che da decenni guardavano la legge di Caserta, sperando che si concretizzasse questo disegno che da molto tempo è immaginato di liberare tutti i locali da usi diversi dalla destinazione museale. Abbiamo ricordato Roberta, lavorato dall'inizio, approvando una norma di legge nel cosiddetto decreto legge al bonus dell'estate del 2014, che prevedeva che entro il 31 dicembre del 2014 si sarebbe dovuto completare la scrittura di un piano per la liberazione dei locali. Quel piano è stato approvato dal Consiglio dei Ministri entro la data prevista, cioè nel dicembre 2014. Il piano prevedeva la liberazione dei locali del piano nobile da parte dell'Aeronautica e della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione entro il 31 dicembre 2015. Naturalmente nessuno ci credeva, perché il piano è stato posto da tanto tempo che nessuno pensava di rispettarsi questi tempi. I tempi sono stati rispettati e i locali del piano nobile, che abbiamo appena visitato con il Ministro Pinotti, il Presidente del Consiglio, Presidente De Luca, sono stati liberati e consentono davvero di realizzare intanto un grande progetto di restituzione del piano nobile alla sua destinazione culturale e museale. Per questo ringrazio davvero l'Aeronautica Militare e la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. Il piano adesso prevede che gradualmente si liberi tutto il resto della legge e contemporaneamente stiamo lavorando per le risorse necessarie, sono già disponibili le risorse all'interno dei fondi ONU per i primi interventi che riguardano i locali che sono stati liberati ora, e stiamo lavorando perché la legge di Caserta sia, come è naturale che sia, uno dei grandi attrattori culturali e turistici di questo paese, su cui per una certa strategia del governo vogliamo far convergere importanti risorse dei fondi di sviluppo e coesione dell'Unione Europea. Ma vorrei partire innanzitutto da ringraziare davvero chi ci ha accompagnato innanzitutto con l'Inno Nazionale e poi subito dopo con l'Inno alla Gioia.
se volevamo organizzare una risposta alle polemiche di oggi sui giornali, saluto anche il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, che ho visto adesso soltanto tutti comunque i tanti autorevoli nostri dicevo, se volevamo immaginare una risposta alle polemiche di oggi, l'abbiamo data esattamente da questo luogo così incredibile, io qui non c'ero pensato. Vorrei invitare i giornalisti ad avere lo stesso stupore, la stessa sorpresa che abbiamo avuto noi, persino più sorprendente di un lancio di agenzia o di un titolo, perché tanta è tale la bellezza che il nostro paese ha talvolta nascosta che non riusciamo nemmeno a rendersene conto. Bene, fino nazionale. L'Italia è questo, l'Italia è questa straordinaria emozione costante, l'Italia è lo stupore di trovarsi in un luogo che ha, detto il direttore Filippone molto bene durante il nostro rapido tour, tutte caratteristiche tecniche incredibili. Un parcheggio davanti, una stazione di rapido collegamento con Roma, un'ora e dieci da qui a Roma, e ha quindi delle caratteristiche logistiche che ne rendono assolutamente cruciale una valorizzazione. Vi ho detto che siamo a mezzo milione di visitatori, entro i 4 anni del direttore dovremmo arrivare a 1 milione, per i 2 milioni c'è sempre il secondo mandato, solo dico ovviamente, per gli altri c'è la democrazia. Ma questo investimento sull'Italia vuol dire investire su tutto ciò di bene che Caserta ha, che la Campania ha. Noi abbiamo qualche settimana fa chiuso l'anno insieme a Enzo a Pompei, abbiamo in quella sede annunciato ciò che vogliamo fare e stiamo già facendo in terra dei fuochi per portare via e finalmente considerare chiuso il problema delle ecoballe con un investimento comune di regione e governo importante. Oggi siamo qui per dire che accanto alle problematiche che vogliamo considerare come prioritarie della terra dei fuochi ci sono quelle da valorizzare della terra dei fuochi con la bellezza dell'agroalimentare campano e casertano, e vogliamo fare tutto questo in una dimensione di investimento culturale. Questi bambini rappresentano qualcosa di serioso, questi ragazzi, quindi ancora 10 anni, uguale a chiamarli bambini, rappresentano la musica, rappresentano la passione, rappresentano la cultura, rappresentano i valori, e allora rappresentano l'Europa. L'Europa non può essere soltanto un